Shalom, fratelli e sorelle in Cristo. Il frammento della preghiera sacerdotale che troviamo nella pagina evangelica di oggi ci fa sentire i sentimenti di Gesù, quei sentimenti che aveva prima di compiere la sua missione sulla terra. Giovanni scrive: Gesù, alzate gli occhi al cielo, pregò dicendo: anche noi dovremmo fare questa esperienza, ogni tanto metterci all'aperto e alzare gli occhi al cielo e lì pensare il Padre, lì pregare il Padre. Camminiamo spesso inclinati verso il basso, ma ora che la nostra esistenza si va rivolgendo verso Dio, noi dovremmo incominciare a inclinarci verso l'alto. Al Padre Gesù ha chiesto di custodire i discepoli nel suo nome, così come ha fatto fino a quel punto egli stesso. I discepoli sono il regalo che gli aveva fatto il Padre. Ci sarebbe tanto da riflettere su queste due cose, cioè l'importanza di affidarci al Padre, di metterci sotto la protezione del Padre e l'essere amici di Gesù, l'essere il regalo che il Padre fa a Gesù ancora oggi. Noi siamo gli amici di Gesù e perciò dobbiamo comportarci come tali. Siamo il regalo che il Padre ha fatto a Gesù, pertanto non dobbiamo temere perché il Padre è con noi, il Padre ci custodisce. Preghiamo. Gesù, attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore e a Maria, tua e nostra madre. Amen.